È un grande sciopero. Motivazioni, perché questa grande protesta qui al Palazzo della Direzione, ma soprattutto in tutto il territorio regionale e nazionale? Sicuramente la finanziarizzazione della società, un taglio degli investimenti, un taglio occupazionale, grosse esternalizzazioni verso l'esterno, quindi di conseguenza uno smantellamento della società. Quali sono le ricadute effettive sui lavoratori? Sono una traslazione dell'orario di lavoro assolutamente non condivisa con i tavoli sindacali, con i sindacati, che a nostro avviso creerà ulteriori difficoltà alla gestione della rete. Ma qual è l'altro aspetto? L'altro aspetto è che l'Enel non vuole confronti, non ha un confronto con i sindacati, con i rappresentanti dei lavoratori. L'Enel vuole imporre le sue decisioni, su cui noi non siamo assolutamente d'accordo. Abbiamo passato degli anni di concertazione importanti, facendo degli accordi che andavano a favore dell'azienda, ma soprattutto a favore dei lavoratori. Ecco, questo cambio di passo per noi è inaccettabile. Questa finanziarizzazione che è incombente e con un disimpegno industriale dell'azienda è già percepibile nel lavoro che voi svolgete ogni giorno? Per noi lavoratori è già abbastanza percepibile, per l'utenza momentaneamente non ancora, anche perché si dà molto carico alla responsabilità dei nostri colleghi, i lavoratori sul campo. Purtroppo sì, ci sarà la criticità, questa esternalizzazione creerà molti problemi, già si parla appunto di sicurezza che non è insomma sicuramente un punto da trascurare. I motivi dello sciopero? Scioperiamo per i nostri diritti in quanto lavoratori.